Scriverò. Scriverò. Disegna. Una corda che misura 4 centimetri. Sapendo che il raggio del suo cerchio è di... Maestro, di quanti centimetri la corda? Ma perché non leggi? Sto registrando. Allora, disegna una corda che misura 4 centimetri, sapendo che il raggio del suo cerchio è di 3 centimetri. Quindi ho già i dati per costruire un cerchio con una circonferenza con ampiezza raggio 3 centimetri. Il raggio deve essere di 3 centimetri e la sua corda C deve essere di 4 centimetri. Qui disegnerò il mio bel raggio. Centimetri e qui la sua corda 4 centimetri. Evidenzierò con colori diversi chiaramente, altrimenti mi confondo. La corda la farò di colore rosso. Indico il punto O di origine e di qua parto per costruire la mia bella circonferenza, il mio bel cerchio. Chiaramente il mio strumento è debole, non è preciso, però posso disegnare, non parlate. Ecco, ho disegnato la mia bella circonferenza. Ora io devo rappresentare una corda di 4 centimetri. Mi metto tranquillo, tranquillo con la mia squadra e prendo dei punti di riferimento per disegnare una corda di 4 centimetri e più o meno dovrebbe essere questa. Questa è la corda C che misura 4 centimetri. Chiaramente è possibile disegnare altre corde nella parte superiore della circonferenza. Anche qui posso disegnare una corda di 4 centimetri. Nella parte occidentale, verso la vostra sinistra, ed orientale, verso la vostra destra. Anche qui ho la possibilità di disegnare la mia corda, che dovrebbe misurare 4 centimetri. Come vedete, posso disegnare, non calcolando l'inclinazione del segmento, più e più corde di 4 centimetri. Va bene? Ok? Esistono più e più corde.
In questo caso ne posso disegnare 4, ma io ve ne ho chiesta una. Ok? Questo serve solo per capire. Questo è un esercizio con un esempio in cui viene chiesto di disegnare una corda. Ripassando, la corda non è un raggio, unisce due punti della circonferenza, non deve passare per l'origine o altrimenti diventa un diametro e può avere infinite misure.